Red Bull è una famosa bevanda energetica che probabilmente conoscete e forse avete già assaggiato. Come sponsor è spesso presente nei campionati sportivi. Ha lasciato il segno nel mercato delle bevande, consentendo ai suoi creatori di costruire un impero che vale miliardi di dollari. Ma chi sono i suoi creatori? E come hanno cambiato la loro vita per creare una delle più grandi aziende di bevande al mondo? Questa è la storia di Red Bull. La nostra storia inizia in Austria, dove Dietrich Mateschitz nasce nel 1944 in una famiglia di insegnanti. Si laurea in economia e inizia a lavorare come responsabile marketing per il marchio di dentifrici Blendax. Qualche anno dopo, nel 1982, durante un viaggio di lavoro, scopre la bevanda thailandese Krating Daeng. Il marchio era allora di proprietà di Chaleo Yovidia. Yovidia era nato nel 1923 nel nord della Thailandia. Veniva da una famiglia modesta che praticava il buddismo. Avevano un allevamento di anatre e un'attività di frutta. I suoi genitori avevano pochi soldi, quindi Yovidia li aiutava molto e arrivava persino a saltare la scuola per mantenere la famiglia e assicurarsi di avere abbastanza soldi per mangiare la sera. Da adulto voleva essere qualcosa di più di un semplice allevatore di anatre. Sognava di fare fortuna e di mettere la sua famiglia al sicuro. Per cambiare vita, nel 62 decise di raggiungere il fratello a Bangkok. Fece diversi lavori, tra cui lavorare nella farmacia del fratello, guidare un autobus e vendere prodotti farmaceutici. Ma Yovidia vide il quadro generale e decise di fondare un'azienda farmaceutica chiamata TC Pharmaceuticals. Produceva antibiotici prima di dedicarsi alle bevande energetiche. Nel 1976 nasce Krating Daeng. Questa bevanda si ispira a un energy drink giapponese, il Lipovitan, il cui ingrediente principale è la taurina. La bevanda divenne nota in Thailandia quando i lavoratori giapponesi arrivarono nel paese. Vedendo che non c'erano altre bevande energetiche disponibili, portarono con sé il Lipovitan. Il problema principale era che aveva un sapore amaro, come una medicina. Yovidia decise di aggiungere caffeina alla taurina e di rendere più dolce il sapore della sua nuova bevanda. Krating Daeng significa buffalo rosso in thailandese e viene descritto dal suo creatore come una bevanda che migliora la concentrazione e la resistenza. Il suo logo raffigura l'energia sotto forma di sole, la forza sotto forma di due bufali e i due animali in rosso per indicare la perseveranza. Il prodotto divenne subito un successo, soprattutto tra gli autisti, gli agricoltori e gli operai, perché li aiutava a rimanere svegli durante le lunghe giornate di lavoro. Yovidia fece una fortuna. Per continuare a sviluppare il suo marchio, sponsorizzò diversi campionati sportivi, in particolare quelli di Thai Box, molto popolari nel paese. L'austriaco Mateschitz, durante un viaggio di lavoro a Hong Kong, ha potuto consultare di persona la popolarità del marchio in Asia. Inoltre la provò per superare il jet lag e trovò la bevanda molto efficace. Era stanco del suo attuale lavoro e voleva cambiare vita. Era convinto di poter fare una fortuna vendendola in Europa, dato che non esisteva una bevanda simile sul mercato. Così riuscì a incontrare Yovidia e gli propose di fare affari insieme. Sebbene inizialmente scettico, l'imprenditore thailandese accettò. Mateschitz lasciò il suo lavoro e si mise in società con Yovidia nel 1984. Ciascuno dei due investì 500.000 dollari nella società e acquisì il 49% delle azioni. Il restante 2% fu dato al figlio di Yovidia, Chalerm. Non lo sapevano ancora, ma sarebbe stata una svolta nella loro vita. Nel 1984, tornata in Austria, cambiò il nome in Red Bull. Il nome mantiene lo stesso significato, bufalo rosso, ma in inglese. Era più facile da ricordare e da pronunciare per un pubblico europeo. La Red Bull è simile alla Krating Daeng, ma è gassata, meno dolce e contiene meno caffeina. Prima di lanciarsi sul mercato, Mateschitz ha analizzato il mercato della bevanda sulla scena europea e internazionale. Ha inoltre trascorso 3 anni a lavorare sul concetto e sul design della Red Bull. L'ultimo passo prima della commercializzazione è stato un test di popolarità. È stata ingaggiata una società per analizzare se la bevanda energetica sarebbe stata un successo o meno per i due imprenditori. A tal fine, un piccolo gruppo di persone è stato assunto per testare il prodotto. È stato poi chiesto loro di compilare un modulo per esprimere la loro opinione sulla bevanda. Fu un disastro. La maggior parte dei tester trovò il gusto ignobile, che lasciava una sensazione di appiccicosità in bocca più che sgradevole. Ma Mateschitz credeva nel suo prodotto e decise di continuare il processo di commercializzazione. Tutto era pronto per distribuire la merce, ma per iniziare a venderla doveva prima ottenere l'approvazione dei ministeri della salute dei vari paesi europei. Il problema era che alcuni prodotti, come la taurina, non erano presenti sul mercato europeo. Ci vorrà quindi del tempo per ottenere l'approvazione in ogni paese in cui la bevanda sarà commercializzata. La Red Bull è stata lanciata sul mercato austriaco nel 1987.
A differenza della clientela thailandese, composta da operai e camionisti, Mateschitz si rivolge a un pubblico giovane e amante delle feste. Il successo non fu immediato e l'azienda fu sull'orlo del fallimento. L'azienda aveva difficoltà a convincere il pubblico, che non vedeva l'utilità della bevanda energetica. Fortunatamente il successo arrivò qualche tempo dopo grazie a una campagna pubblicitaria. La campagna era caratterizzata da cartoni animati minimalisti e dal famoso slogan Red Bull ti mette le ali. Il successo crescente permise al marchio di essere commercializzato al di fuori dell'Austria, in particolare in Europa, tra cui l'Ungheria nel 1992, la Germania nel 94, il Regno Unito nel 95. Questo diede all'azienda una stabilità economica, tranne che nel Regno Unito, dove ci sarebbero voluti diversi anni prima che Red Bull si affermasse. All'epoca Lucozade era la bevanda più alla moda nel Regno Unito. Questa bevanda gassata, al gusto di arancia, era molto popolare tra gli inglesi, in quanto considerata una cura per le malattie e una bevanda energetica. Ma le cose cambiarono quando la Red Bull iniziò a essere utilizzata nei bar e nelle discoteche. Ma questo non bastava ai suoi creatori, che volevano continuare a far crescere la loro attività fino a farla diventare un impero. Per attirare una base di clienti più ampia, Red Bull ha pagato dei giovani per organizzare feste in cui la bevanda energetica fosse il re della festa. Inoltre, Mateschitz ebbe l'idea di collegare la sua attività alla sua passione per gli sport estremi. Red Bull iniziò a sponsorizzare una serie di sportivi di alto livello, nonché competizioni di mountain bike, sport motoristici e parapendio. Gerhard Berger, il pilota austriaco di Formula 1, fu il primo atleta a essere sponsorizzato. Questo ha permesso al marchio di conquistare il pubblico europeo e di affermarsi sul mercato, passando da una piccola azienda a una multinazionale multimiliardaria. Ancora oggi Red Bull è uno sponsor indiscutibile di alcune delle più grandi competizioni sportive, così come di alcune delle più stravaganti, come il Red Bull Flugtag. Si tratta di un evento sportivo organizzato dal marchio, in cui i concorrenti tentano di pilotare macchine volanti fatte in casa a propulsione umana. La sponsorizzazione di atleti e di alcuni eventi sportivi ha dato alla bevanda un'immagine cool e ne ha aumentato la popolarità. Le vendite accelerarono e Red Bull passò alla storia. Oggi la bevanda è conosciuta in tutto il mondo e la sua reputazione è ben consolidata. Alla fine del 2022 Red Bull impegnava 15.779 persone in 175 paesi. Nello stesso anno sono state vendute 11.582 miliardi di lattine in tutto il mondo, rendendo Red Bull un impero delle bevande. E così, grazie al duro lavoro e alla determinazione, i due collaboratori hanno dato vita alla più famosa delle bevande energetiche. Anche se hanno affrontato molte sfide che avrebbero scoraggiato molte persone, hanno creduto nel loro progetto, il che ha permesso loro di vedere la loro azienda crescere e conquistare il pubblico. Jovidia possiede anche la TC Pharmaceuticals, una fabbrica di bevande energetiche, e possiede un ospedale privato in Thailandia. Questo lo renderà il terzo uomo più ricco della Thailandia, con un patrimonio stimato di 5 miliardi di dollari nel 2012. Dal canto suo, Mateschitz, grande appassionato di Formula 1, diventerà l'uomo più ricco d'Austria, con un patrimonio di 27,4 miliardi di dollari. Questa è stata la storia di Red Bull e della sua incredibile ascesa nel mercato delle bevande.